Pronto. Allora, buonasera, stasera siamo qui con Alessandra e Alessandra ci racconterà un po' di come si è trovata durante il percorso che abbiamo fatto insieme. Allora, Alessandra, che tipo di problematiche, di situazioni, di difficoltà stavi vivendo prima di rivolgerti a me? mi viene da ridere. Allora, diciamo che sono sempre stata la classica donna, insomma, molto empatica, molto materna, quindi poi io sono mamma, quindi insomma mi viene anche abbastanza naturale di mio. E avevo, diciamo, un po' di dinamiche abbastanza ripetitive, quindi delle situazioni che si ripetevano comunque, magari con vari approcci, no? Più che relazioni, perché non ho avuto così tante relazioni, anzi, però ecco, anche solo gli approcci alla fine capitavano sempre le stesse dinamiche, dove io alla fine davo sempre io troppo e non mi veniva dato quello che io comunque davo, o come dire, ero sempre un po' io a rincorrere o a cercare che l'altro, cioè a tirar fuori, dover tirar fuori dall'altro quello che provava, piuttosto che il bisogno di riconoscimento, il bisogno di, sì, di riconoscimento, il bisogno di riconoscimento, diciamo, la cosa più grossa. Poi tutte le cose che ne conseguono, no, da quel bisogno lì. E quindi avevo proprio bisogno di un attimino una guida, no, dall'esterno che mi aiutasse a sradicare un po' di cose, perché quando appunto mi sono rivolta a te, è stato proprio perché mi sono resa conto che dovevo cambiare qualcosa dal profondo, che avevo capito tante cose mentalmente, ma che non riuscivo però a metterle in atto poi nella vita pratica, perché c'era qualcos'altro dentro che mi guidava in automatico. Quindi anche nel momento in cui io mi ripromettevo, che ne so, di non agire più in un certo modo con un uomo, alla fine il senso di rifiuto, la paura del rifiuto, piuttosto che la paura di, non lo so, non piacere, piuttosto che la paura anche di rifiutare io chi non mi piaceva, eccetera, eccetera, mi continuava a far attirare persone che o che non mi piacevano, e quindi frustrazione a go-go, oppure uomini che mi piacevano, ma che appunto facevano loro le principesse, quindi insomma. Tutte quante in questo gruppo, mi sa. E qui la principessa sono io, ok? Chiariamo fin da subito. Questa cosa l'ho imparata molto bene. Non so perché, diciamo, dovrebbe essere scontato, diciamo, per noi, che È comunque abbiamo vero. tutti questi cartoni Disney, che la principessa è una donna, e invece poi dopo, nella vita reale succede tutto il contrario, ma chissà perché. Ma più che altro sai cosa? Io lo sapevo, cioè ho sempre saputo di voler fare io, insomma, la donna e la regina, la dea, no? Solo che cercavo io di convincere gli altri che lo fossi, cioè invece di esserlo io, per poi di riflesso far sì che le persone comunque, insomma, dall'esterno vedessero questo, no? Cercavo di fare il contrario, cercavo di avere tutto il controllo, cioè il controllo della situazione io, quindi questa energia molto maschile che mi faceva comunque, mi ha sempre fatto, come dire, cioè se non l'hai capito tu te lo faccio capire, ok? Cioè ti dimostro, ti faccio vedere che sono speciale, ti faccio vedere quanto valgo, ti faccio vedere, ti faccio vedere, ti faccio vedere. Quindi era tutto un doversi mostrare. Con uno spreco di energia pazzesca, senza ritorno di nulla, quando assolutamente senza neanche capire se quella persona davanti a me meritava di vedere anche solo un briciolo del mio mondo, perché il mio obiettivo era tu devi vedere il mio mondo, tu devi vederlo così capisci. E invece adesso ho imparato che è tutto il contrario, cioè non l'ho solo imparato, l'ho proprio elaborato e quindi adesso lo sento dentro. Ed è bellissimo. Quali erano, quando dici, a me tu avevi, diciamo, la tua
la tua paura più grande appunto era quella di, come hai detto tu, no? Quella di doverti continuamente, cioè continuare a sforzarti per attirare gli uomini, ok? Soprattutto non gli uomini in generale, perché alla fine noi non è che ci interessano tutti gli uomini, però No, magari esatto. hanno quei tipi che ci intrigano particolarmente e che quando li Esatto. incontriamo diciamo, oddio, l'ho trovato, quindi devo fare tutto per fargli capire che io sono l'unica per lui e che le altre non contano niente. Quindi diciamo che questa era un po' Sì, la mia. e poi io ho capito anche un'altra cosa, ero particolarmente attratta dagli irrisolti, cioè. Nel senso che, per carità, non è che io voglia adesso pretendere di trovare un uomo, cioè non lo sono neanche io, totalmente risolta, forse non lo saremo ancora per tutta una vita, si fa comunque un passo dopo l'altro, però sono sempre stata particolarmente attratta da quegli uomini che dovevo andare a guarire, insomma, dovevo fare io la solita croce rossina perché sapevo che potevo aiutarli e quindi mi facevo proprio inglobare da questa cosa. Quindi, anche a livello chimico, cioè si creava una chimica al di là dell'attrazione fisica, che io sono un'esteta, quindi io, cioè l'uomo per me deve essere bello, per me è bello, nel senso, non in senso oggettivo, però io voglio un uomo bello, cioè su questo io non scendo a compromessi. Ma perché dobbiamo scendere a compromessi? Non ho capito, No, aspetta. appunto. Assolutamente no, infatti, ovviamente poi tanto la bellezza comunque è soggettiva, quindi alla fine. Però, capito, si creava una chimica non tanto dall'attrazione o comunque dal fatto che ne so, ti conosco e caspita, mi piaci proprio, no, era più un ho questa chimica perché io ti devo guarire, quindi da quella volontà di guarirti, da quella volontà di vedere davanti a me questo uomo ferito, questo uomo che ha bisogno di qualcuno che lo capisca, che lo comprenda, finalmente arrivo io, lo capisco, io sarò quella speciale per lui, eccetera, eccetera. Da qua si creava la chimica. Ecco perché poi comunque diventava una situazione tossica che io poi non potevo neanche più davvero, cioè con tutto che facevo di tutto per controllarmi, alla fine invece era totalmente il contrario, perché venivo inglobata da questo bisogno. Mentre invece adesso io ho capito che, insomma, tante cose, veramente. Tante cose, non le possiamo, cioè, sai, per riduttivo comunque dire, però Esatto, sì. almeno diciamo quello che facciamo durante il percorso è comunque smettere di essere, cioè di capire queste dinamiche, averne la consapevolezza, perché Sì. tante volte non ne abbiamo proprio la consapevolezza. Invece, quando impariamo a riconoscere queste dinamiche, comunque quello è il primo passo per poi. Poi uno può decidere, ok, ho riconosciuto la dinamica, mo, come ho detto nella diretta di stamattina, mi prendo io la responsabilità se continuare a dare la caccia Esatto. a questo tipo, oppure se a scegliere, cioè comunque in questo modo noi ci riprendiamo il potere di decidere Sì. se vogliamo diciamo, continuare questa cosa oppure se appunto vogliamo cambiare strada. Ecco, questa è la cosa più importante. Esatto. Avere la consapevolezza di quello che si sta facendo e prenderci la responsabilità. Questa è la cosa Sì. più importante. Tu che cosa avevi fatto, diciamo, come avevi tentato di risolvere queste due, diciamo, dinamiche che sentivi, prima di iniziare il percorso insieme? Ma allora, io in una, diciamo, relazione che poi non è stata una relazione vera e propria, cioè era solo da parte mia praticamente. È come quando si dice sei fidanzata, ma lui non lo sa, no? ho sempre cercato, mi sono sempre presa in realtà la responsabilità, cioè a me non mancava in realtà la consapevolezza di come funzionassero determinate cose, a me mancava andare a sradicare proprio delle convinzioni inconsce, cosa che ho fatto di tutto, ho cercato di, ma non uno perché non le avevo ancora individuate come si deve, cioè non mi mancava proprio una persona come te che mi aiutasse ad individuarle, e infatti è stato all'inizio insomma un po' duro, non era un po' perché poi io sono molto analitica, molto mentale, quindi è stato all'inizio, mi ricordo, abbastanza arduo, no? Se ti ricordi, no? Cioè proprio stare lì a ricercare, Sì. effettivamente individuare le vere, insomma, convinzioni limitanti, eccetera. Esatto. E poi andare a fare il lavoro appunto di
di potenziamento, eccetera, eccetera. All'inizio è stato duro perché poi ne usciva una dietro l'altra, poi capivo che la cosa era sempre più profonda, però dal momento in cui le abbiamo beccate, le ho riconosciute e poi da lì sono andata a fare un lavoro proprio di pulizia, cioè di pulizia e cioè io vedo, ok, lo capisco, lo accetto, vedo che è così, mi perdono anche per tutte le volte che ho funzionato così, perché poi comunque sia non potevo fare nient'altro, cioè non era colpa mia, però lo so adesso, mi prendo la responsabilità e con gli strumenti che mi vengono dati in questo momento posso andare a, insomma, ho dato anche fiducia sotto questo aspetto, posso andare effettivamente forse a cambiare qualcosa. E nel tempo effettivamente ho proprio cambiato mentalità, cioè totalmente. E sono cambiata io ed è cambiata la mia mentalità. Poi ho potuto notare sul campo, perché poi magari mi è capitato di conoscere appunto delle persone, anche solo per un caffè o cose, oppure ho di nuovo attirato, per esempio nel mio caso, di nuovo magari attirato persone di nuovo che non mi piacevano. Allora lì, se ti ricordi, no? Se subito nasceva la frustrazione istintivamente, che cacchio, no, e sono di nuovo punto e capo, e caspita, di nuovo attiro gente che non voglio, questi che insistono, no? C'è una roba pazzesca. Poi però ho imparato a capire che lì era il mio campo di battaglia, cioè quello era proprio la prova per finalmente agire in un modo nuovo. E nel momento in cui io effettivamente ho capito che quella non era la vita che mi stava bastonando, ma era semplicemente una sorta di appunto terreno di prova, ok, per la mia nuova me, allora lì ha iniziato davvero a cambiare tutto, perché allora, hai capito, ho messo in pratica quello che avevo appreso ed è stato bellissimo perché è stato liberatorio. Io ho imparato anche lì, avevo anche bisogno di imparare a dire di no senza sentirmi questo terrore di rifiutare gli altri o questa cosa di prendere, sai, attiro una persona che non mi piace, quindi mi sentivo quasi perseguitata da questa cosa, mentre invece cioè, tu mi hai aiutato comunque a prendere le cose anche con molta più leggerezza, perché sì, vabbè, cioè, sei una bella ragazza, alla fine attiri le persone, insistono, pazienza, digli di no, cioè, comunque mi hai dato degli ottimi suggerimenti, sono riuscita ad applicarli ed effettivamente col cavolo che mi sono sentita in colpa, ho messo i miei confini sani, punto. Come dici tu, ho tirato fuori quell'archetipo di, insomma, anche donna anche fredda quando deve essere fredda e stop. E infatti si sono dileguati. Poveri, beh, cioè, mi spiace, anzi, gli ho fatto un favore perché alla fine avere una donna che cioè, come dire, no, meglio, io dico sempre meglio che uno ti dica le cose come stanno subito e non che ti dia la falsa parvenza di avere un interesse. Purtroppo molti uomini sono così, nel senso sono molto sensibili alla gentilezza delle donne, cioè noi dobbiamo essere anche molto consapevoli del fatto che quando noi siamo dolci e gentili, siamo un magnete pazzesco per gli uomini. Questi uomini in realtà che sembrano quasi abusanti, in realtà sono molto sensibili, magari loro hanno i loro comunque i loro irrisolti, le loro insicurezze, quindi il loro insistere in realtà la dobbiamo prendere come effettivamente una roba cacchio, ok, sta funzionando, vuol dire che comunque il mio femminile sta uscendo davvero fuori. Semplicemente dobbiamo staccare questo dal fatto di comunque dire no, se e no, stop, cioè non c'è nulla. Figurati. Ti interrompo un attimo per dire questo. Le donne pensano che appunto la femminilità sia essere soltanto gentili, belle, aggraziate, fare tutte no e movenze per attirare, ma no, essere una No, no. dea, essere femminile vuol dire avere, cioè, avere anche i confini. Ovviamente dipende da Sì. come tu li manifesti, cioè se io dico no, te ne devi andare, vattene, No, basta. no, certo, assolutamente. Essere una dea, cioè essere femminile significa proprio anzi averli, perché più li hai e più proteggi la tua energia, più puoi risplendere, puoi veramente tirarla fuori la tua energia femminile, Sì. perché sennò viene risucchiata da Sì, chiunque, se no esatto. cosa che hai imparato, non mi ricordo quando ci fu quell'audio che mi Sì. eri Ti zitta. ricordo. Io ti dico, no, ma questa è una prova proprio per affinché tu È ti ricordi vero, questo. È un sì.
appunto, conoscere le persone, conoscere gli uomini proprio ci aiuta a tirare fuori dei nostri lati che giudichiamo magari anche sbagliati, e invece no, cioè se stanno là, cioè nel senso tiriamoli perché ce n'è bisogno, Sì, esattamente, di lì hai bisogno. assolutamente. E quindi sì, ci tenevo a sottolineare questa cosa perché è una cosa bella che era uscita fuori, sì, mi ricordo. No, ma poi E come dici sempre tu, anche l'usare semplicemente la comunicazione, cioè io ho una persona di queste qua di cui ti avevo parlato, ho semplicemente detto guarda, io mi sento in imbarazzo, cioè ho comunicato comunque uno stato dell'essere. Nel momento in cui poi lui, anzi, insomma, mi ha detto no, ma non volevo, eccetera, eccetera, ho detto guarda, poi non sono stata neanche più a, non è che mi sono messa lì a fare polemica, la mia reazione invece tempo fa sarebbe stata quella anche lì di fare la mamma e quindi no, adesso ti insegno io come si fa, non si fa così, non ti permetterebbe, cioè sarei stata molto polemica, mentre invece io ho semplicemente comunicato quello che provavo, dopodiché non ho più risposto, nel senso a un certo punto ho detto va bene, se hai capito, hai capito, se no mi spiace. Farò la parte dell'indifferente, mi spiace, o capisci, però è proprio lì il fatto che poi l'altra persona reagisce, non tanto, cioè proprio per la tua energia, perché tu sei così sicura di te, sei sicura che non stai facendo nulla di male, sei sicura della tua, come dire, buona intenzione e quindi si manifesta questo, cioè alla fine le persone ci trattano come noi pensiamo di meritare di essere trattate e quindi alla fine poi accade da sé. esatto. E senti, che cosa, qual è la parte che più ti è piaciuta del percorso che abbiamo fatto insieme? Allora, vabbè, mi è piaciuto tanto la visual board, fare la visual board, iniziare diciamo a concretizzare, poi vabbè, io sono appassionata di tutto quello che sono appunto le visualizzazioni, piuttosto che le ripetizioni, che trovo insomma delle cose, degli strumenti assolutamente validi. Mi è piaciuto quello, mi è piaciuto, vabbè, noi ci siamo fatte, a parte che ci siamo fatte tutte quelle risate nel nostro. Alessandra era un fiume, ogni volta un fiume in piena. No, davvero, è stato. A me è piaciuto tutto il percorso. Avevo proprio qualche resistenza nel momento in cui dovevo scovare a tutti i costi queste convinzioni e non riuscivo fino, cioè, pensavo di non riuscirci, pensavo di non riuscire ad andare a. Mi sembrava tutto molto complicato, tutto molto, come dire, Macchinoso. Sì, macchinoso, sì, all'inizio sì, cioè mi è sembrato, mi è venuto, non mi è venuto così facile, ecco, ma forse per quello, proprio per questo che avevo bisogno di qualcuno di esterno, perché io da sola magari quella roba lì l'avrei fatta in modo superficiale, cioè l'avrei fatto, però poi insomma, poi sono io un po' una frettolosa, quindi invece quello mi è proprio servito perché io ci dovevo andare proprio a fondo, e andare a scovare. Poi tante cose le sapevo già, capito? Però è stato un modo di vederle anche in maniera da un altro punto di vista, anche il fatto di trovare subito il corrispondente, no? Trovare subito quello a cosa è legato, a cosa piuttosto che troviamo subito quello che può andare a sostituire, quindi che cosa invece è la nuova realtà, no? Quindi sì, cioè, poi vabbè, la tua energia io l'ho sempre amata, non per niente ti ho contattata perché ti ho sempre sentito molto vicina e poi sei disponibile, leggera, insomma, quindi sì, mi è piaciuto proprio tanto questo percorso, è stato un regalo che mi sono fatta, che mi meritavo e che boh, adesso porta tutti i suoi frutti. Soprattutto mi sono resa conto che più vado avanti, più ovviamente ho modo di vedere i risultati, perché poi uno va avanti anche sul lavoro su di sé, fa altre cose, però è stato proprio un accendere il motore, capito? Per davvero, cioè, non perché non avessi fatto niente prima, però tutto serve, ovviamente tutto mi ha portato al punto dove dovevo arrivare con te. Però ho dato una grande, grande accelerata, cioè.
Molto, è stato tutto molto figo. Anche tantissimo lavorare con te perché poi ho visto che le energie erano allineate e a volte sì, è vero, c'è stato più bisogno che io fossi più rompiscatole con te. Però poi altre volte c'erano delle prima delle belle salitone, poi delle discese in picchiata. È stato particolare lavorare con te, mi è piaciuto tanto, c'è cioè, anche tu una energia. E questo penso che lo vedete, insomma, se guarderete questa registrazione, guardate come Alessandra è veramente una persona speciale. Ok, tu che cosa, diciamo, concretamente, ok, abbiamo parlato un po' di che cosa è cambiato, però concretamente che cosa hai ottenuto grazie a questo percorso? Ma allora, sicuramente molta, 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 molta più autostima, quindi vedere me stessa, cioè l'immagine di me è cambiata, che cioè, è proprio il fulcro, è la cosa fondamentale. Quindi mi sento proprio molto più piena, cioè mi sento più piena e nello stesso tempo anche più capace di affrontare i miei stessi vuoti, cioè, sento di non aver più bisogno di qualcuno che mi debba a tutti i costi, cioè mi debba per bisogno dire chi sono. Ma ho anche riconosciuto però che a me piace quando qualcuno mi riconosce, quindi non bisogna neanche, sai, no? Fare troppo poi quelli che, oddio, sono diventata Buddha, no, semplicemente. Umanamente, io come abbiamo parlato l'ultima volta, io adoro essere stimata, soprattutto appunto dalle persone che mi stanno vicino, figuriamoci dal mio uomo. Io voglio un uomo che mi stima, che mi adora, che mi dice che sono bellissima 300 volte al giorno, perché non mi stuferei mai di questo? Io sono così, quindi lo voglio, cioè questo è un qualcosa che è una delle cose a cui non, ho deciso di non rinunciare, quindi sono delle cose che ecco, concretamente è questo anche che è cambiato, il fatto di essere sicura di quali confini io voglio porre e di quali cose so di meritare per certo e che quindi voglio e so per certo che quando arriverà questa persona avrà, cioè, e non per una questione di, come si dice, non so come dirti, l'altra volta ho fatto questo pensiero, no? Dico, dovesse arrivare una persona che magari mi piace inizialmente, ma poi vedo che effettivamente ci sono delle cose che io comunque ho deciso che io per sentirmi, perché tu mi hai insegnato anche una cosa bellissima, no? Mi hai detto, più che prima ancora di fare la lista di quello che ti deve piacere di un uomo, fai la lista di come ti deve far sentire. Questo anche è stata una bella chiave, perché effettivamente ti fa entrare in contatto con il tuo sentire, cioè come io mi voglio sentire col mio uomo quando vado in giro, quando stiamo insieme, quando che cavolo ne so, io ho dei figli, quindi anche in proposito a quello, ecco, quello anche è stata una roba abbastanza tosta da superare. Questo è stato molto, molto importante, no, da affrontare come tema. E la cosa bella è che adesso, se io incontrassi un uomo che mi piace, che però appunto mi accorgo che effettivamente non mi sento come io vorrei sentirmi, ci sono delle strade, c'è la strada sicuramente della comunicazione, ma c'è anche la strada dove appunto come hai detto tu prima, ok, ho capito che effettivamente non è, non credo che magari può essere la persona per me, ma prima io me la prendevo, cioè io la vedevo come una sconfitta ogni volta che magari potevo incontrare qualcuno che mi piaceva e che poi in qualche modo deludeva le mie aspettative. Io me la prendevo molto con me stessa perché dicevo: caspita, ho di nuovo attirato una persona che poi alla fine non mi piace. E questa cosa aveva instaurato una convinzione del fatto: ecco, tanto io anche quando incontrerò la persona che voglio, alla fine ci sarà qualcosa che non va. Cioè, oddio, assolutamente disastroso. Magari uno tende anche a prenderla sul personale, Sì, a la dire prendevo tanto sul personale. non sono risolta ancora, non ho guarito Ma dopo. sì, tanti. Oppure mi trovavo a giustificarmi io di come sono con persone che magari anche solo che ne so, ci chattavo così, che ne so, usciva fuori che questa persona era una di quelle. Una volta uno mi ha scritto: ah, ma sarai mica una di quelle che
se io ti invito devo offrire io. E io gli ho detto, ricordo. ti ricordi? E io gli ho detto, sì, sono proprio quella persona. Ah, va bene, ho capito tutto, mi ha detto. Benissimo, grazie. L'hai fatto anche prima del tempo. Ma questa cosa che hai detto, guarda, non la devi dare, non la dobbiamo dare per scontata, perché questa cosa di dire, no, quello che noi vogliamo, tante donne che fanno, magari l'altro giorno mi è capitato di parlare con un'altra mia cliente, dicevo, oddio, quell'uomo mi mette in imbarazzo, mi fa sentire inferiore, no? Ecco, noi tante volte quando ci stanno soprattutto degli uomini che magari non che ci fanno sentire, perché alla fine siamo noi che vogliamo Sì. sentirci, non abbiamo proprio motivo. Però alcune volte capita, ok? E non cioè, ci nascondiamo, non Sì. iniziamo a non esprimere più quello che vogliamo. Invece tu, una cosa, ecco, importante che hai imparato e che si impara nel percorso è proprio quello di non aver paura No, di esatto. esprimerci, di dire anche quello che vogliamo, perché quella è una cosa molto in realtà sensuale e che ci rende magnetiche. Cioè, non, tanto se tu non c'è, se lui se ne va, ce ne sta un altro e poi un altro e poi No, un ma altro. esatto, ma sai cosa? Io ho capito anche un'altra cosa, che io me la prendevo tanto perché, anche perché, cioè, mi prendevo io addirittura la responsabilità di come lui pensava, potesse pensare di me, cioè, a un certo punto, no? Appunto, ripeto, mi dovevo trovare a giustificare perché io la penso in un certo modo. Cioè, voglio dire, per me, e poi magari mi ritrovavo a disprezzare anche queste persone che anche lì attira un'altra roba di rancore. Invece no, cioè, per me quella persona che appunto mi ha risposto così, cioè, io poi, boh, l'ho benedetto, come per dire, vabbè, gioia mia, tu sei fatto così, io sono fatta così, non siamo compatibili. Né sei sbagliato tu, né sono sbagliata io. Tu troverai qualcuno, una donna che la penserà come te, te lo auguro, stop. Cioè, quindi, capito, non me la prendo più, prima invece ne facevo comunque una malattia, sia su di me, sia sull'altro, quindi non solo il mio peso, ma mi prendevo pure quello dell'altro. Cioè, no, non se ne poteva più. Invece adesso, No. semplicemente, cioè, dico, ognuno è fatto a suo modo, non è sbagliato che magari un uomo voglia invece una donna che, cavolo ne so, si paga sempre le cose da sole. Va bene, troverà una donna così, cioè, ce ne saranno. Io invece so che per me è così, punto. Io amo gli uomini galanti, non so di essere una persona che non se ne approfitta, perché assolutamente, ma amo gli uomini galanti. Quindi per me, per dire su questa cosa, perché è un argomento molto scottante, questa cosa dell'offrire, no? Sì, è Però per vero. me, io sono quella che comunque fa sempre il gesto, io non lo do mai per scontato, però per me un uomo che offre ha dei punti in più. Uno che non lo fa per me scende molto. Oh, mi spiace, sono fatta così, che ti devo dire? Questa cosa che tu senti non è una cosa che tu dici sbagliata o che o di altri tempi, no, perché in realtà l'energia femminile, c'è cioè una donna, si deve permettere di ricevere e noi più riceviamo, cioè l'uomo tra l'altro ama Ah, dare, ma esatto, se lui non esatto. dona, se lui non dona non si sente uomo. Ecco, questa, e quindi questa cosa qua che tu dici che Esatto. puoi ricevere, il diritto di ricevere, cioè il desiderio, non il diritto, perché il diritto sembra quelle cose da femministe. No, no, esatto. Forse le donne aiuto, aspetta, vedi che sia caduta. Aspetta, ok. È caduta. Però sì, è vero, assolutamente. È un desiderio legittimo e tante volte Sì. noi donne, per rispondere a determinati canoni della società che ci dicono no, ma la parità dei sessi, cioè non c'entra niente, però il fatto che le donne devono fare le stesse cose che fanno gli uomini, ma certo, l'indipendenza è una cosa bellissima, però Assolutamente. tra uomo e donna si deve creare una polarità, altrimenti non c'è magnetismo e nessuno dei due è felice, perché noi stiamo facendo una cosa perché la società ci ha imposto questa cosa, cioè di comportarsi come l'uomo, eccetera. E l'uomo, idem, non riesce a scattare nulla proprio perché si sente tarpato, cioè Sì, l'uomo vuole donare, no? Vuole sì, sì. donare, noi glielo impediamo. E invece no, rilassiamoci e Infatti, siamo di questa. guarda, riprendendo questo tuo discorso, no, su tutta la parte del, io mi sono riconosciuta questa cosa anche del tarpare le ali, diciamo, tarpare proprio le
l'azione all'uomo, quando appunto ho avuto questa esperienza con questo ragazzo che mi piaceva tantissimo, e al di là di come è finita, non è finita, però io mi sono ho riconosciuto i miei, tra virgolette, errori, no? Nel senso che ho fatto sempre per quel bisogno lì di. Perché effettivamente, per esempio, questa era una persona di quelle che invece, come piace a me, agiva, ma non avendo io la pazienza, in quel momento io avevo bisogno, io avevo proprio ancora il bisogno, avevo ancora il bisogno di proprio di sentirmi riconosciuta, insomma, quel tipo di bisogno. E quindi io ho forzato le cose. Questa persona, questo uomo, invece di non l'ho fatto proprio agire, non ho fatto essere se stesso, perché ho fatto io al suo posto. Sempre per questo mio pensiero, come dire, dietro, sotto sotto, che dicevano: aspetta, mo, mi do una mossa io, perché tanto se aspetto lui, ciao. E invece no, ma lui a me era piaciuto proprio perché aveva questa energia molto maschile, e che quindi cioè, proprio quella classica persona che prende l'iniziativa, sa dove portarti a cena, sa cosa vuole fare, e nel frattempo però comunque sta attento a quello che ti piace e non ti piace. E in quel momento io, che ero in quella fase lì, invece ho proprio forzato le cose, capito? Non ho dato spazio. Ecco, questa è un'altra bellissima cosa, imparare a dare spazio, imparare a creare un vuoto dove è lui ad agire, perché io attiro anziché buttarmi, capito? Anziché. Se questo, ovviamente, se questo deve avvenire. Non dobbiamo riempirlo il vuoto, ma lasciarlo. Esatto. Controtendenza proprio, ma noi dobbiamo lasciare il Esatto. vuoto. Non vuol dire che, se per esempio ci piace un ragazzo, un uomo, noi non dobbiamo fare nulla, però quindi noi dobbiamo No, creare infatti. attraverso la nostra energia femminile, attraverso le cose che si imparano nel percorso, crearlo questo spazio, quindi manifestare comunque questo desiderio, e poi però Certo. accettare e lasciare che sia anche l'uomo a riempirlo, perché se l'uomo non riempie, qualcosa c'è che non va. Esatto, e infatti, esatto. Ed è anche un ottimo segnale per accorgersi ancora prima di prendersi come delle pazze, che effettivamente aspetta un attimino, diamoci un attimo tempo, magari, ok, magari ci esco ancora, vediamo se questa cosa si crea o non si crea, e poi lì lo capisci subito, perché poi a un certo punto ti stufi tu per prima, capito? Quindi però devi davvero lasciare lo spazio, e io mi rendo conto che loro li adorano proprio quando appunto li lasci fare gli uomini, cioè è giusto così. Poi, che, come hai detto tu, non vuol dire che noi stiamo ferme come delle scope di saggina lì, ferme, immobili, no, perché noi possiamo essere intriganti, possiamo buttare, fare battutine, possiamo comunque dare dei segnali, ma Diamo, dall'altra parte diamo dei segnali, esatto, infatti. Però poi è bello proprio questa cosa di lasciare che libero questo ruolo di uomo, appunto, che si esprime in tutta la sua bellezza. Cioè, è meraviglioso vedere un uomo che agisce, che ti dimostra, che si sente libero. Cioè, è bello, quando io mi sono resa conto che vedere un uomo che stando con te o comunque frequentandosi si sente libero, è una roba bellissima, perché veramente lì allora si lascia andare, non al contrario. Invece noi tante volte facciamo proprio il contrario, li facciamo chiudere e poi vogliamo schiuderli, no? Con le pinze. E invece no, invece loro si schiudono nel momento in cui veramente noi lasciamo il profumo, capito? Cioè, tu lasci questo profumo, loro si sentono liberi e non a tutti i costi, oddio, adesso le devo dimostrare, adesso le devo. Perché poi, tra l'altro, anche questo, molte volte loro sono insicuri, cioè, noi facciamo, sai, quella classica cosa di dire: tu sei una donna che fa paura, no? Tante volte io me la sono sentita dire questa cosa: sei una donna impegnativa e quindi fai paura perché hai troppe, ne so, cioè hai troppe qualità. Cacchio, io ho detto: che cavolo, è un difetto avere tante qualità, che Esatto, caspita. diventa un pacchetto, se un pregiudizio da un difetto. Esatto, e quindi invece no, è proprio anche questa cosa di ostentare. Io ero una che inconsciamente dovevo subito metterti nel piatto tutte le mie cose, tutto quello che io potevo farti vedere di bello di me, te lo dovevo subito mettere nel piatto, capito? Come a dire: no, adesso tu o te ne accorgi a tutti i costi chi sono io, o se no sei un coglione. No, cioè, capito? Però sono tutte dinamiche che arrivano da quel bisogno di essere riconosciuti, e finché non vai a lavorare su quello, purtroppo quella roba lì ti domina.
Esatto, ma pure perché poi abbiamo scoperto, cioè si scopre durante il percorso che comunque l'uomo non è attirato tanto da queste cose qua, perché alla fine l'uomo è attirato da che cosa? Dalla nostra energia femminile, quindi più che altro dal cuore, da quello che siamo e non da quello che facciamo, tutte le Brava, cose. esatto. Cioè, comunque quello è l'energia del fare, energia maschile, e loro pure gli amici lo possono, cioè, come dire, ovviamente agli uomini piacciono magari sicuramente le donne che li intrigano anche dal punto di vista intellettuale, quindi Certo, comunque certo. una persona intelligente, una persona di cultura, eccetera, cioè voglio dire, è una cosa, però fondamentalmente, ripeto, è sempre il discorso della polarità. La polarità tra uomo e donna si crea quando la donna è più in contatto con se stessa, si ama per quello che Brava, esatto. esprime quello che sente, perché l'uomo ha molto bisogno di stare a contatto anche con proprio la cosa che più lo attira è il cuore della donna, cioè le sue emozioni, le sue Sì. sensazioni. Che l'uomo di suo tende più che altro ad agire, a fare, a pensare. La donna invece è quella che più sta a contatto con se stessa, e quindi può aiutarlo anche a lui, no? Ad accogliersi. Quindi noi siamo uno stimolo per loro, e questo è quello che a volte non riusciamo a capire, quando a volte, no, si vedono questi video, come diventare magnetica, allora ti devi mettere il tacco 40, il rossetto, la... No, 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 per carità, guarda. questo va bene, perché comunque va bene, Sì, però... assolutamente, ma è una conseguenza. Cioè, Esatto. dico, è una conseguenza di come poi tu, cioè più tu ti innamori di te, più davvero. La differenza è proprio questa, che noi invece del dover stare a fare, noi non dobbiamo fare proprio niente. Cioè, la cosa meravigliosa è che noi più stiamo con noi, più ci occupiamo della nostra realizzazione, del prenderci cura di noi. Quindi anche a livello esteriore, ma davvero è una conseguenza, perché più tu ti convinci di essere una persona, una donna di valore, una donna che vale nonostante tutto, a priori, già solo perché esiste. Quella bellezza lì, che man mano che si consolida, viene fuori, quella luce lì viene fuori. Cioè, non è il fatto di truccarsi e o di andare in palestra e di essere super fighe, quello è una conseguenza. È la luce che viene fuori dalla tua consapevolezza di quanto ti ami. Cioè, un uomo che incontra una donna che si ama e che quindi è in contatto con se stessa e che non ha bisogno appunto di stare nel fare, ma anzi di essere, ma un uomo cioè, è cotto già solo per questo, perché si riconosce, ha bisogno di quella roba lì proprio per riconoscere la sua parte femminile e la ricerca. E quindi la cosa figa è proprio questo, donne, facciamo troppo, noi facciamo troppo. Meno, meno, meno. Nel dubbio, meno. Esatto. Ti dici, ma posso fare ancora di meno, ancora Meno, meno, meno. Cioè, il discorso è, ok, non mi ha mandato un messaggio, io prima era una cosa terribile. Sempre questa persona qua che per me, vabbè, per me poi alla fine si è rivelata essere quasi, diciamo, un maestro, nel senso che comunque mi ha indirettamente aiutata effettivamente a capire molte mie dinamiche. Cioè, io non davo tempo neanche di rispondere ai messaggi. E questa persona, per esempio, era una persona che lavorava tantissimo. Io non ero la sua fidanzata, non ero neanche, cioè, come puoi pretendere? C'è quest'ansia, no? Buttare addosso, perché poi quello arriva, l'energia arriva. Poi noi siamo particolarmente brave anche a fare le stronzette nei messaggi. Ah, ma sei ancora vivo? Ah, ma allora mi rispondi? Ma come? Ma sei online? Ma come? Cioè, diventiamo pesanti quando invece non ne abbiamo bisogno. Cioè, io adesso, quando mi capita, ma io, anche se mi capita, che ne so, con un'amica, no? Non mi succede, però per dire, no? Per fare un esempio. Cioè, io piuttosto che stare a vedere mi risponde o non mi risponde, sai cosa penso? Che cosa posso fare per me in questo momento? In cosa mi posso concentrare in quello che mi piace fare? Ho qualcosa da fare in casa, ho qualcosa di occuparmi, che ne so, devo studiare un brano, io sono una cantante, canto un pezzo, mi metto a leggere qualcosa, cioè rientro in me, di nuovo nella mia energia di realizzazione. Sì. E boh, è quello che deve succedere, cioè lascio proprio fluire, lascio fluire. Poi per carità, Giorgia, sicuramente il giorno che
magari incontrerò una persona che, dovrò, che la frequenterò, mi piacerà, io sono sicura che si ripresenteranno determinati pensieri e paure, ma la differenza sarà come io reagirò. Cioè, la differenza è che non è che si guarisce, allora i pensieri, le preoccupazioni, tutte quelle credenze spariscono magicamente, magari, no, non è così. Anzi, finché saremo qui e sarà così, loro si ripresentano, ma tu invece che vederle come difficoltà, le vedi come, cioè ti fai quasi una risata, no? Dici, magari subito dici, reagisci, poi dici, no, aspetta, no, no, aspetta, aspetta. Ok, adesso io so che questo è così e questo è così, benissimo. Mi faccio una risatina, no? Mi prendo in giro, vado oltre e prendo quella roba lì come trampolino di lancio, capito? Come a dire, caspita, no, guarda. Cioè, mi riconosco anche quanto sono cambiata, mi riconosco quanta strada ho fatto e che quindi potrà andare solo, solo meglio, solo meglio. E di strada ne hai fatta veramente tantissima e penso che sei stata un... Stai dicendo qualcosa? Oddio. No, no, Perché mi arriva in ritardo la tua immagine. Ne hai fatta tanta, veramente hai lavorato tantissimo, cioè ti sei fatta proprio il cosiddetto. E si vede e secondo me, grazie a quel vista, soprattutto grazie alla tua energia, avrai semplicemente appunto con le tue parole, no, veramente anche come dire, acceso qualche scintilla in qualche donna che comunque cercava proprio questo. Ne sono più co che convinta. Infatti, scrivetelo qui sotto nei commenti se comunque l'energia sua arriva, è pulita, cioè è proprio dritta, pulita, e Eh una pagina, no, scusami, non una pagina, un profilo, giusto? sì, no, avevo fatto la pagina, sì, avevo fatto la pagina oltre a quella artistica mia della voce intuitiva che è un progetto che ho, insomma, che sta nascendo, che si svilupperà nel tempo. Sto, insomma, proseguendo degli studi, delle cose, perché la mia idea è proprio quella di unire le mie competenze artistiche, quindi attraverso la voce, e poter aiutare anche io fare, comunque aiutare le donne o comunque le persone per una crescita personale. E devo dire che tu mi hai ispirata tantissimo, particolarmente, e davvero, quindi ti ringrazio molto, mi dai sempre molta fiducia anche in queste cose e credo che man mano, insomma, diventerà una cosa anche quella che farà parte della mia realizzazione. E questo è bellissimo perché, cioè, e questa è la cosa bella, cioè alla fine tu all'inizio, no, ti ricordi, io avevo avuto quell'intuizione. Quando ho detto che questo percorso mi sarebbe servito ad innamorarmi di me più che al pensare, sai, no, a un uomo, no? Ed è vero, è avvenuto, cioè è avvenuto. Io non passa, non mi divergogno di dirlo, anzi, ve lo suggerisco, io non passa giorno che non mi guardo allo specchio e mi dico quanto sono figa, anche quando mi vedo gonfia, con la cellulite, con le occhiaie, io non mi dico più una parola negativa, ho proprio cambiato modo. La prima cosa che dico al mattino è: sono una donna meravigliosa. Perché se non lo faccio io, ma come posso? Cioè, se non parte da me questo mio amarmi, questo mio prendermi cura di me, questo coccolarmi con le parole, come può un'altra persona, mentre lo dice, riempirmi? Non mi riempirà mai. Io ho avuto anche persone che mi riempivano di complimenti, ma non bastavano mai, non bastavano mai, perché nel momento in cui magari un giorno me ne venivano fatti meno, comunque avevo meno apprezzamenti, meno attenzioni in generale, per me era una tragedia. Era di nuovo cadere in un vuoto tremendo. Adesso non può succedere perché io lo faccio da me. Cioè, se il giorno che arriverà qualcuno che lo farà, sarà per me una conferma, no? Un dire: ok, figo, grazie, cioè, mi riconosco. Ed è così, cioè, la cosa meravigliosa è proprio questa: partire da te e sapere che essere proprio consapevole che quello che arriva poi dagli altri in realtà non è altro che un riflesso di quello che tu stai già facendo con te stessa. Nel bene e nel male. E da qui poi usare poi tutti gli strumenti che dai tu, che sono fondamentali e ti danno proprio una chiave. Quindi io infatti ho suggerito il tuo percorso a un sacco di amiche, perché insomma sì, e beh,
Quando uno si trova bene, no? È un po' come un prodotto, alla fine, se uno si trova bene fa pubblicità, è giusto. Poi, come dici tu, arriva l'energia, non è che io pubblicizzo qualcosa perché ci guadagno qualcosa, arriva, no? Dice, caspita, ma come hai fatto? Come quando uno dimagrisce, no? Dici, ma come hai fatto? E quindi niente, dico solo di dare molta fiducia a questa donna che a me ha attirato tantissimo, ripeto, per la tua purezza, cioè quando ti ho seguito. Allora, ti dico anche un'altra cosa che non ti ho mai detto. Questo ti farà ridere. Sì, allora, inizialmente quando io sono, diciamo, non mi ricordo come è stato, se ci siamo chiesti l'amicizia, comunque mi sono ritrovata te nella bacheca, insomma, quindi con i tuoi post, eccetera, eccetera. E parlavi di questa cosa, no? Della chimica, non chimica, del fatto, cioè, a me questa cosa, mamma mia, come mi rodeva dentro tantissimo, perché io ero una di quelle che dicevo, ma scusami, ma senza chimica non puoi andare avanti, cioè se non c'è chimica, non c'è chimica, che poi in realtà era quello che dicevi tu, ma con il discorso di dire non ti far trasportare solo dalla chimica, cioè capisci che tipo di chimica è, perché c'è chimica e chimica, ne abbiamo parlato prima, no? E subito era nata una resistenza, quindi è stato, tu pensa, è una resistenza che inizialmente mi ha attratto a te, no? Poi ho iniziato a parlarti, mi ricordo che avevamo avuto una piccola conversazione, via chat, no? Su questa cosa qua. E poi niente, ho seguito i tuoi video che sono contenuti liberi e gratuiti, che sono tanta roba già quelli, quindi fai già veramente tanto a livello gratuito, e questa è una cosa bellissima. E dove sentivo da parte tua questa spontaneità, poi la risata, il fatto di prendersi poco sul serio, il fatto di sì, veramente mi sei piaciuta così tanto, cioè mi sono tanto rispecchiato e ho detto, ok, voglio, io quando scelgo le persone che da cui voglio essere aiutata, devono essere così, cioè devono avere meno fronzoli possibili, perché questo è quello che a me attira, e tu sei stata veramente una luce, e infatti sono molto molto contenta di averti conosciuta, di aver fatto questo percorso, e poi chissà cosa potrà. Che io sono stata contentissima, adesso non smetterò di dire, vabbè, si vede che comunque la nostra energia è molto molto, infatti io penso di averti attirato proprio perché anche tu hai questa energia proprio boom, cioè di tanto, sì, è molto potente, veramente hai una luce molto molto potente e puoi anche tu, infatti te l'ho detto, aiutare anche tu tante persone, tante tante donne, e questa è un po' anche Spero. la mia missione, cioè comunque creare, non dico un esercito perché è bruttissima sta cosa, però no, delle sei, non so perché mi viene in mente Sailor Moon, non lo so, vabbè, lasciamo perdere queste cose. Comunque creare, cioè, come dire, messaggere, sì. Sì, E tu sì, sì. sei, infatti te l'ho detto, sei una di quelle proprio top, ecco, ti ho detto. Top. Sul suo profilo perché è veramente powerful Alessandra. Poi adesso sta creando il suo metodo per il canto. Io tra l'altro lo consiglio sempre fare dei lavori con la voce, perché l'energia femminile si esprime tantissimo con la voce, anche la sensualità, la femminilità. Se uno si sente troppo maschile, che sai, sta sempre a pensare al lavoro, cose. La voce è una delle prime cose, lo faccio anche io, Sì, quindi assolutamente. La voce, guarda, la voce denuda proprio tutta la nostra personalità. E dalla voce io anche con i miei allievi, davvero arrivo a sentire tutto. Poi certo, ovviamente ci vuole una certa sensibilità, e più si lavora su di sé e più lo senti negli altri, perché è proprio uno specchio. E veramente arrivi a sentire tante, tante, tante cose, cioè dal modo in cui uno imposta la respirazione, dal modo in cui uno tiene la posizione, appunto, da come modifica il vocal tract per far risuonare la voce, da come emette un suono, da quanta aria usa o quanta non ne usa. Ci sono miliardi di informazioni che vengono date. Io voglio appunto creare questo metodo perché per aiutare le persone, quindi non solo le cantanti o i cantanti, ma anche le persone che semplicemente vogliono conoscersi di più ed entrare in contatto con se stessi, esatto, attraverso la voce. Però sai, capisci, il
Il segreto è quello di continuare sempre a lavorare su di sé, cioè la ricerca è continua. Io leggo tantissimo, adesso ho scoperto poi gli audiolibri, quindi ciao, buonanotte. Cioè. Giorno e notte, cioè, ne sento uno dietro l'altro. E questo è bello, tutti possiamo veramente fare qualcosa e poi questa, insomma, solidarietà tra donne sotto questo aspetto è molto potente perché veramente siamo in grado di ispirarci a vicenda se lasciamo andare quella competitività che non ci porta da nessuna parte, ma invece ci, come dire, più Di ecco, più. invidia, di energie che non ci servono, se ci rendono. No, 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 assolutamente, assolutamente. Ecco, un'altra cosa mi ha fatto venire in mente, una cosa che ho tanto migliorato, io mi paragonavo tanto, cioè per esempio quando una persona che mi piaceva molto si è fidanzata, io i miei primi pensieri sono stati, ma perché lei sì o no? Perché lei cosa ha più di me? Cosa Secondo me. ti ricordi, cioè, perché? Cosa può avere? Ah, forse perché non ha figli, ah, perché è più giovane, ah, perché è così, ah, ma perché è più realizzata di me. Oddio, mille paranoie, no? Mentre invece, caspita, dico, cavolo, ma caspita, io che invece, insomma, mi sono poi iniziata, ho iniziato veramente a fare questo esercizio del riconoscermi tutte le cose possibili, senza un paragone, perché non è un metro di paragone, è proprio l'unicità, cioè non è quella è più realizzata da me, no, perché siamo tutti sulla stessa barca, tutti facciamo gli stessi pensieri, tutti pensiamo che l'altro sia migliore. E quando tu capisci questa cosa qua, dici: ok, aspetta, questo è un gioco veramente perverso che non ti porta da nessuna parte. E dico: io sono unica e sono speciale per quello che sono io posso dare quello che posso dare io, così come l'altro dà quello che può dare l'altro. Se una persona sceglie quell'altra persona probabilmente è perché ha bisogno di quella persona in quel momento e io stessa cosa. Quindi anche lì lasciare andare, no? Come dici sempre tu in un sacco di video, le persone che si allontanano sono una benedizione, ci stanno evitando in realtà una perdita di tempo o comunque dei guai che non. Che perché dobbiamo per forza, capito, forzare? Ti allontani è perché probabilmente veramente non eri quello che io, Io insomma. penso sempre che tante cose non le decidiamo noi, è sempre l'universo che ce le allontana perché ci Certo. ama e quindi è sempre lui che ce le allontana. Io sempre questo penso. E poi il discorso che siamo comunque anime, che quindi le anime hanno dei destini che, cioè, non sono cose razionali. Tante volte è inutile pure che ci sforziamo a cercare di ragionare perché lui è andato da Certo, quell'altro. no, no, infatti, no, ma il ragionamento, no, semplicemente come dici tu, sai cos'è? Io credo che sia più che altro proprio un riflesso, no? Cioè, nel momento in cui io più mi sento meritevole, più io lavoro su questa autostima, su questa convinzione, su questa immagine di me, no? Di quanto valgo, quanto sono preziosa, quanto sono unica, eccetera. Più questo rifletto io all'universo, più questo emano come vibrazioni e l'universo non fa altro che rimandarti quello che tu emani, capito? Poi al di là del fatto che anch'io penso che ci sia una forza più grande di noi, che comunque io metto fede perché io ho questo tipo di fede, poi lasciando che ognuno abbia la propria, che comunque sia alla quale io mi affido, alla quale dico ok, io so che posso desiderare tutto quello che voglio e posso anche manifestare tutto quello che voglio, perché è vero, è la verità. Ma nonostante questo, a me, io amo adesso in questo momento, un'altra cosa che ho riscoperto, proprio questa cosa della fede, affidarmi anche a qualcosa di più grande. Cioè io penso che vada bene questo, ma sia fatta la tua volontà, che non è una frase religiosa, è proprio il dire. Io so che anche quando voglio far manifestare qualcosa, io ho comunque dei limiti mentali, no? Quindi il dire anche se non so come, mi piacerebbe questa cosa, anche se non so come, questo o di più, cioè anche solo il pensiero di essere stupita, no? Dico, ah, a me piacerebbe questo, ma se c'è di più, va bene lo stesso. Quindi sì. L'universo veramente, la nostra mente è piccolina, è limitata, quindi Sì. possiamo fare a lui, all'universo, Dio, Buddha, chiamiamolo come ci pare. Sì, assolutamente. C'è una libertà mai vista, ti affidi, hai fiducia, Sì, entri è nella un fiducia, peso in quindi meno. è la cosa più bella. Ok, Ale, io veramente ti ringrazio tantissimo per Grazie questa a tua te.
Hai donato veramente tanto, ma proprio tanto. Questa è la prima sessione di coaching che tu hai fatto l'esame. Abbiamo messo di tutto bello. Adesso, niente, ci vediamo, ti do un bacione. Grazie, ciao a tutte e mi raccomando, non pensateci troppo se sentite quella cosa lì che vi viene da dire, caspita, voglio fare, fatevi questo regalo, non vi preoccupate. Ecco, un'altra cosa che voglio suggerire, io per esempio ero molto preoccupata anche per la parte economica, no? Perché comunque sia, ovviamente è una parte che uno deve guardare, soprattutto in questi tempi, però io vi assicuro, ve lo assicuro, qua nel momento in cui voi investite su di voi, anche quando non ci sono, arrivano in maniera... Ma in modi disparati arrivano, arrivano. Dovete fare quest'atto di fede con questo e con tutte le altre cose della vostra vita. Dovete fare prima l'atto di fede a dire: io ci credo, lo sto facendo per me lo merito. E questo farà veramente accadere dei miracoli. Grazie, Mille, Giorgia. un bacione. Ciao.